Colpi di arma da fuoco poco fa vicino a Roma, muoiono un bambino e un anziano, ferito un altro bimbo. A sparare sarebbe stato un uomo che ora sarebbe barricato in casa. Oggi le conclusioni del G7, ancora tensioni con la Cina, gli impegni su pandemia e clima, l'incontro tra Draghi e Biden, il premier, atlantismo ed europeismo, i nostri pilastri. Sui vaccini il governo rassicura, nessun ritardo, in arrivo 55 milioni di dosi di Pfizer e Moderna, domani 40 milioni in zona bianca, l'attesa per il Green Pass, come funzionerà. Condizioni stabili per Eriksen, salvato dopo un malore in campo agli europei, dall'ospedale ringrazia la squadra, soccorsi decisivi, così i medici, i precedenti casi. Al TG2 il segretario del PD Letta, il governo Draghi è il nostro governo, 5 Stelle interlocutore importante per le politiche dal centrodestra, meno tasse, più crescita. Oltre 1200 migranti a Lampedusa, molti gli sbarchi in poche ore e i soccorsi nella notte. Al via i trasferimenti dall'isola, l'appello del Papa, basta indifferenza. Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande d'Europa. Buongiorno dal TG2. In apertura alla cronaca, con una sparatoria avvenuta poco fa ad Ardea, alle porte di Roma. Sono stati uccisi un bambino ed un anziano.